A causa dell'alluvione, il settore alberghiero ha perso un mese di attività. Federalberghi traccia un primo bilancio delle conseguenze degli eventi di maggio sul turismo. Le immagini trasmesse in tutta Italia e all'estero hanno portato tantissime disdette nelle strutture ricettive e anche le prenotazioni per l'estate inoltrata hanno subito un arresto. Parziali buone notizie arrivano dall'entroterra. Le strutture gravemente danneggiate stanno quantomeno risollevandosi in un lasso di tempo inferiore rispetto alle previsioni. C'è però preoccupazione per l'intera filiera, dove lavorano aziende e famiglie che hanno perso tutto negli allagamenti. L'immagine di Ravenna ha girato nel mondo, non è stata una buona immagine. Prima che eravamo alluvionati, poi sembrava che ci fosse un'emergenza sanitaria e quindi tutte queste cose qui hanno veramente bloccato tutti i flussi. E questo chiaramente si è visto sia sulla città d'arte, molto, che anche se non ci aspettavamo, anche se Ravenna poi comunque non ha avuto niente, ma si è sempre parlato nel mondo soprattutto del Ravennate, quindi questo nome ha girato, ma soprattutto il problema c'è stato anche sui nidi. Io ho degli alberghi che storicamente in questo periodo erano sempre pieni, tipo i family hotel, e invece in questo momento veramente avevano avuto tantissime disdette, cioè erano al 50%, hanno avuto il 50% in meno, anche perché ovviamente si è raggiunto tutto il problema per quanto riguarda il mare, anche della possibilità che fosse consentita la balneazione. Adesso, grazie a Dio, e lo dico grazie a Dio, questo problema sembra risolto, se non soltanto in un punto, ma in un tratto veramente piccolo. Immagino che fossero clienti sia italiani che stranieri, non c'erano differenze. Soprattutto in Germania, appunto, era uscito il ministero, tanti governi avevano dato l'input in Inghilterra di evitare i nostri territori. E questo è stato anche brutto, ecco, anche perché ovviamente non è che tutti i territori fossero stati colpiti, quindi loro comunque hanno preso tutta la Romagna, hanno detto blocchiamo tutta la Romagna. E chiaramente adesso vedo che questa mossa si sta allentando. Dall'entroterra della provincia di Ravenna immagino che la situazione sia totalmente disastrosa, anche perché alcuni alberghi hanno ricevuto molti danni. Sì, diciamo che l'entroterra ovviamente è quella che ha pagato un prezzo altissimo anche in termini di infrastrutture. Chiaro che quello che dico sempre è che noi dobbiamo comunque intanto far ripartire quella parte buona, quindi quello che abbiamo di buono, perché appunto ti dico, non dimenticate dell'albergo, nessuno, soprattutto quelli dell'entroterra, nessuno si vuole dimenticare della parte dell'entroterra assolutamente, però chiaramente quella avrà bisogno di un pochino più di tempo per sistemare tutte quelle ferite, soprattutto anche a livello di infrastrutture, di strade, che insomma sappiamo che molte strade proprio sono state cancellate, insomma non ci sono più. E però anche lì so che insomma ci sono dei progetti per cercare di recuperare quello perlomeno che ha avuto i danni più lievi, di essere recuperato nel più breve tempo possibile, in modo da poter rilanciare anche quei territori. Però c'è da dire, ecco, che anche lì, da quello che sembrava inizialmente, la situazione insomma sta piano piano rientrando anche lì, insomma vedo che a parte qualche piccola area, qualche piccolo territorio insomma che ha avuto proprio dei danni, che fa fatica, gli altri invece insomma si stanno risollevando tutti. Per i prossimi mesi, ecco, luglio-agosto, ci sono state delle variazioni rispetto al normale? Le prenotazioni proprio improvvisamente si sono bloccate, diciamo che in questi ultimi giorni vediamo che qualcosa, probabilmente perché si è allentata anche la mossa dei media contro di noi, nel senso che veramente non si parla più di Ravenna, quindi la gente nel suo immaginario capisce che tutto si è risolto, ecco. E quindi vedo che ricominciano un po' alla volta i flussi, alla domanda si sta un pochino alzando. Abbiamo perso veramente un mese, poi teniamo conto che il mare purtroppo è quello che paga il prezzo più alto, perché ha avuto aprile-maggio una stagione anche non favorevole, quindi quello che non ha aiutato proprio queste piogge, questo freddo, quindi si sperava che la partenza per Pentecoste, invece chiaramente la partenza probabilmente viene slittata a questi giorni qui, dove vediamo che grazie a Dio per il tempo si sta anche sistemando, quindi ci sta dando una mano anche il tempo per far sì che veramente le nostre spiagge si riempiano.